Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Oggi sono particolarmente felice di presentarvi gli ospiti in collegamento con noi, a partire dal dottor Peter McCullough dagli Stati Uniti d'America, uno dei cardiologi più importanti e famosi al mondo, e c'è con noi anche Panagis Polycretis, che è uno degli autori di uno studio recentemente pubblicato con il contributo, fra gli altri, del dottor Donzelli. Grazie a entrambi per essere con noi, ci aiuterà a intervistare il dottor McCullough, sempre Guia. Ciao Guia, grazie per essere con noi anche per Buongiorno a tutti, te. Guia. sono... Sì. Ecco, ci aiuti a far conoscere al nostro pubblico il profilo dei nostri ospiti. Certo, molto volentieri. Il dottor McCalla è già stato da noi, Francesco, lo ricordiamo tutti, e anche se non ha bisogno di presentazioni, ci tenevo a ricordare al tuo pubblico come è considerato una delle massime autorità al mondo in materia di Covid. Lui è un internista, un cardiologo ed un epidemiologo nel Texas, a Dallas. Lui ha lauree che vengono dalla Baylor University, dall'Università del Texas Southwestern Medical School, dalla University of Michigan e la Southern Methodist University. E lui ha gestito molte malattie infettive come complicanze cardiovascolari, sia virali che infettive, e anche diciamo di danni sviluppati dopo il vaccino Covid-19 a Dallas, nel Texas. Quindi, da quando è cominciata la pandemia, il dottor McCalla è stato leader nella risposta medica al Covid-19, a questo disastro, e ha pubblicato Pathophysiological Basis and Rationale for early outpatient treatment of SARS-CoV-2. Ok, quindi dice è la patofisiologico basi, credo che si chiamino così in italiano, patofisiologiche basi e razionali, ok, per i trattamenti precoci dei pazienti Covid-19, ok. Quindi io andrei avanti a dire che comunque lui ha dozzine di pubblicazioni peer-reviewed e sull'infezione da Covid, e ha commentato moltissimo su tantissimi in merito a questo coso, in merito a questo argomento, su tantissimi canali come Fox News, The Hill, America Out Benissimo. Loud, Insomma, è eccetera, una eccetera. figura di primo piano, diciamo, nel panorama Assolutamente, internazionale. anche testimoniato davanti al Senato diverse volte, Bene. ed è una persona estremamente riconosciuta nel mondo. E allora, Mentre abbiamo anche il dottor Panagi. cominciamo a chiedere al professor McCullough come lui valuta e interpreta questo aumento, che è visibile anche in Italia, delle cosiddette morti improvvise. Ecco, c'è chi cerca di sminuire questo fenomeno dicendo che non ha nessuna attinenza con l'inoculazione di massa. Vorrei intanto un suo parere su questo. Esiste un improvviso aumento di cosiddette morti improvvise ed inspiegabile, ed esiste una relazione nel caso fra l'aumento di questi casi e la vaccinazione di massa con i sieri RNA messaggero? So he, thank you for being here again. So Francesco would like to start to ask you about the sudden deaths that we are all experiencing happening all over the world. And the media tries to diminish this phenomenon, saying there is no relation between the COVID vaccine and these all sudden deaths. And but have you already noticed if there is an increase in the relationship between COVID vaccination and sudden deaths in some countries? Or Well, thanks for have you having me on the program. You know, as introduced, I'm a practicing internist and cardiologist, and I would point out that we know the vaccine in published studies circulates in the bloodstream for at least a month. And in athletes, they draw more myocardial blood flow, more blood flow to the heart. And the spike protein from the vaccine is found in the heart muscle. So what we know from the peer-reviewed scientific studies that the vaccine is damaging the heart.
Quindi sì, beh, io sono un internista, un cardiologo e noi sappiamo molto bene che il vaccino, una volta iniettato, circola nel sistema almeno un mese. E quindi abbiamo visto che negli atleti dove c'è un flusso di sangue maggiore verso il cuore, abbiamo visto che hanno trovato anche tracce di questo, della presenza di questo vaccino comunque nel muscolo del cuore da test peer reviewed. Si dice peer reviewed anche in italiano, vero Francesco? Sì, sì. Vorrei sapere anche se questo aumento di miocarditi, di pericarditi, che è ammesso persino dalle case farmaceutiche come effetto collaterale dell'inoculazione di questo siero, è dibattuto anche negli Stati Uniti d'America. Cioè in Italia si tende a minimizzare, a dire che si tratta di casi, perlomeno il circuito mainstream informativo dice che si tratta di casi rarissimi e ipotesi solo eventuali. Negli Stati Uniti d'America si è aperto un dibattito intorno all'insorgere di queste malattie al cuore e nel caso ci può spiegare quanto pericolosi sono queste malattie, la miocardite e la pericardite? Ok, allora, there has been an argument, okay, saying that there has been an increase in myocarditis and pericarditis after the use of this vaccine, and it has already been admitted even by some pharmaceutical entities. Is this issue debated in the United States? Because here in Italy, they still tend to to try to make it seem that they're really rare conditions and that it's nothing to be, you know, to worry about. Is there a debate over these heart diseases that are happening and how dangerous are these if they're debated? I'm seeing young people in my practice with myocarditis or heart damage on a daily basis now. There's over 200 peer-reviewed publications on fatal and non-fatal cases of myocarditis. It's beyond debate. The vaccines are clearly causing heart damage and that's leading to death. Sì, allora io sto vedendo moltissime persone giovani a giornalmente che sono danneggiati da questo vaccino. Ci sono più di 200 pubblicazioni peer reviewed che dimostrano condizioni e danni sia fatali che non fatali che questo vaccino provoca, insomma. And is it debated in the United States? And if so, is this matter debated in the United States mainstream media, or is it only, or is it they're trying to put it under the rug like they're trying to do it here in Italy? Gli ho chiesto se è dibattuto negli Stati Uniti. And if it's debated, are they actually going through the dangers of it, or they just try to dismiss it? There appears to be a willful blindness to myocarditis by major hospitals, healthcare systems, medical schools. And this is concerning because the peer-reviewed literature continues to mount. The death count appears to be mounting. And we should have seminars, we should have grand rounds and symposia on vaccine-induced myocarditis so we can learn how to better diagnose it and treat it. Ma a dire il vero sembra che ci sia una volontà proprio di non guardare questi grossi danni anche negli Stati Uniti, sia dai grossissimi ospedali, dalle scuole mediche e anche chiaramente dai media, e questo è molto preoccupante perché di contro c'è la letteratura medica peer reviewed che si accumula e che prova esattamente il contrario, e quindi lui dice che ci deve essere molto più ci dovrebbero essere organizzati molti più simposium, molti più convegni, diciamo, in modo tale che queste informazioni arrivi sempre di più e anche che sia pressante. Dottor McCall, un miocardite non diagnosticata può provocare una morte improvvisa? Does a non-diagnosed myocarditis may it cause a sudden death? It's very clear that
Myocarditis can lead to sudden death. A report by Gill and colleagues, as one of many papers, found two boys, aged 16 and 17, dead in their beds 3 and 4 days after taking the Pfizer vaccine. And an autopsy was performed, and this was published in Archives of Pathology. The vaccine clearly causes fatal myocarditis. Wow. Did you say between the ages 16 17? What, 16. Yeah. Lui ha detto, no, è molto chiaro che comunque che la miocardite può causare la morte improvvisa. C'è uno studio di Gill e colleghi e anche un altro studio che dimostrano che ci sono ragazzi che hanno proprio dimostrato incidenze tra ragazzi dai 16 ai 17 anni morti 3-4 giorni dopo aver preso il vaccino Pfizer. I'm sorry, I missed the last paper you mentioned was after ti ricordi, Paolo? Quindi poi hai menzionato un'altra pubblicazione che ha dimostrato che ci sono anche altre condizioni che portano, dovute al vaccino, che portano alla morte improvvisa. Non ho afferrato il nome dello studio perché era un po' veloce e complesso, scusate. Può causare anche infarti? May it cause heart attacks as well? The evidence for acceleration. Erotic cardiovascular disease or usual coronary disease, that information is less secure. There's been an American Heart Association abstract suggesting that's the case. But in older men and women, it's possible, based on what we're seeing, that the inflammation caused by the vaccine could trigger a traditional heart attack in an older person. Since there was a problem with the connection at the very beginning of your answer, it just for a moment it blanked. It said that there was evidence for an acceleration of what coronary. It was blanked. I didn't hear what you said. There was evidence of acceleration of. Right before COVID, it's well known that a heart attack can be caused because of cholesterol blockages of the arteries, and inflammation triggers the heart attack. That's before COVID. Mm-hmm. It's now understood it's possible that the inflammation from the COVID-19 vaccines could trigger a traditional heart attack in older individuals with blockages. And that has been suggested by an American Heart Association abstract published in 2021. Ok, grazie. Allora, ho chiesto scusate perché si era bloccata l'interferenza. Lui diceva che prima del Covid quello che causava, la cosa principale che causava gli attacchi di cuore era l'infiammazione, perché il colesterolo, il blocco del colesterolo che causava un'infiammazione al cuore, quindi questo portava a un attacco cardiaco. Okay. Però dopodiché con questo vaccino COVID che causava un'infiammazione, hanno visto che anche gli anziani che avevano magari anche già delle condizioni precedenti di colesterolo, anche minime infiammazioni, poteva essere scatenava poi alla fine proprio l'attacco di cuore. E quindi hanno visto che c'è stata un'accelerazione, diciamo, di malattie coronarie dovuto in seguito a questa vaccinazione COVID. Questo è stato visto dall'American Heart Association. Ecco, una delle cose che indigna di più chi ancora ragiona è l'avere somministrato questi sieri, insomma, così pericolosi ai bambini, che notoriamente non rischiavano nulla dalla malattia in sé e magari rischiavano molto di più dal possibile insorgere di una malattia cardiaca come conseguenza
di una vaccinazione di fatto forzata attraverso minacce o bugie. Lei cosa pensa rispetto a questa pratica di vaccinare i bambini con questo siero per questo tipo di malattie? So what is really outrageous, okay, it's really inconceivable for us at least, was to put children and young kids at risk in taking this vaccine because it seems and it's obvious that they have more risk in taking it than in actually in taking the vaccine than actually going through disease. And they have been put into the through threats and lies and every other sort of coercion, okay, methods. What do you think about this practice? And how would you comment vaccinating children with COVID vaccine, of course, or even other vaccines? But as that because that was a question I had for myself. Okay, I should children be vaccinated even for the flu? I have many girlfriends who try to vaccinate their children yearly for the flu. They're 6, 7 years old. That neither influenza nor COVID pose a serious risk to children. In a paper from Harvard by Claussen and colleagues, demonstrated 97% of Americans have already been through COVID or have some form of immunity, and nearly 100% of children. So the COVID-19 vaccines are not medically necessary nor clinically indicated in children. And as I've pointed out, the paper by Gill and colleagues and many others show the vaccine can cause fatal syndromes in children. There shouldn't be a single child to lose their life to this vaccine when there's no possible hope of benefit. Yes, allora Francesco, mi sono permessa di aggiungere aggiungere la tua domanda che tu hai fatto sulla vaccinazione dei bambini. Ecco, Guia, Io fai aggiungo anche. attenzione a non toccare il microfono mentre parli perché si sente uno strano fruscio, Scusate. prego. Di aggiungersi anche che si chiama il vaccino dell'influenza, perché io ho tante amiche che danno il vaccino dell'influenza ai loro bambini che hanno 6-7 anni ogni anno e gli ho chiesto se era il caso, non solo il Covid, ma anche un vaccino influenzale a darlo ai bambini. E lui mi ha detto: guarda, né l'influenza né il Covid sottopongono a rischio i bambini. C'è uno studio di Harvard, Claussen e colleghi, che dimostrano che il 97% degli americani hanno già avuto il Covid o hanno sviluppato una forma di immunità contro il Covid e anche il 100% dei bambini. Quindi fare la vaccinazione Covid-19 non solo non è necessaria, ma proprio non è indicata a farlo ai bambini. E di nuovo cita lo studio di Gill e colleghi e anche molti altri, che hanno fatto vedere invece che possono sviluppare sindromi fatali. Quindi non c'è bisogno assolutamente di sottoporre non un bambino al mondo a questo rischio di vaccinazione, perché non esiste. Per quanto tempo ancora dopo l'inoculazione ripetuta di questi sieri permane il pericolo di sviluppare una miocardite? So, for how long one is under risk of developing a myocarditis or another cardiovascular disease after taking this vaccine? For how long there's this risk to develop one? Just after the vaccine, or is it forever, We indefinite? now understand that the peak age is between 18 and 24 years old, and 90% are boys or men. Now, the age range can extend up into the 60s and 70s as a long tail, but it's primarily of college age, university Connection. age young men. It most frequently Francesco. happens after shot number two. And then there is an additional risk with shot number three, as published by Rose and myself. Of the cases that occur, about half are recognized with chest pain and other symptoms, half are silent. And then when this happens and it's recognized, it's usually within 30 days.
The great concern, if it's not recognized, that there's heart damage, and then several months later, a cardiac arrest that occurs typically during sports activity or during sleep. Those are the two major times when the cardiac arrest occurs in young people. Yeah. Allora, noi adesso sappiamo che l'incidenza maggiore di questi miocarditi, di questi problemi cardiovascolari, succedono tra i ragazzi tra i 18 e i 24 e il 90% sono ragazzi maschi, ok? Si può estendere fino agli anni, fino a quando avrai 60 e 70 anni. E la parte, come si chiama, il momento peggiore è dopo la seconda dose e c'è un rischio maggiore anche dopo la terza dose, così come dimostrato da un paper scritto da lui, Peter McCullough e Rose. Il problema di questi di che tu chiedi è che metà di questi casi sono in realtà hanno sintomi silenziosi e quindi la gente non si accorge di averlo e quindi quando comunque succede queste cose cominciano a svilupparsi entro i 30 giorni dalla somministrazione dell'ultima dose. E, il problema è che quindi ti posso sviluppare immediatamente, ma per la metà dei casi tu non te ne accorgi, quindi succede che vai a fare l'atleta o vai per la tua vita e dopo mesi hai un infarto durante il sonno o durante un'attività sportiva e quindi quando una volta si è sviluppato il danno e non può dire quando poi può venire fuori la... Hai capito l'incidente? Sì, chiaro. Questo tipo di effetto avverso è il risultato di una reazione cosiddetta autoimmune che può colpire il cuore, ma può, diciamo, in teoria colpire anche altri organi. Ok. Is this condition triggered by an autoimmune response to this vaccine that can hit the heart, but maybe even other organs? Dr. Polykridis, who's on our program today, has done the leading research on the observation that expression of a foreign protein in the body does incite inflammation wherever that spike protein is expressed. And we now have seen in the peer-reviewed literature expression in the heart, the brain, and other vital organs. We should never have a vaccine that creates inflammation, autoimmunity against vital organs. That is a very dangerous mechanism of action. Mm-hmm. Qui il dottor Panagis Polykridis, che avrò piacere di introdurvi tra un minuto, lui ha fatto è stato a capo di una ricerca molto importante nella quale lui dimostra fa vedere come una proteina che è straniera dal proprio corpo e che dentro il tuo corpo e che incita l'infiammazione ovunque essa sia, che sia nel cuore, nel cervello o negli organi vitali, è evidente che danneggia il tuo corpo e questi creano appunto un'infiammazione che non dovrebbe mai essere iniziata contro i tuoi organi vitali. E forse ce lo può spiegare meglio il dottor Polykridis. Ok, possiamo introdurre. Certo, introduciamo il dottor Polykridis, poi faccio un'ultima domanda al dottor McCullough e torniamo dal dottor Polykridis. Prego. Esatto, io volevo appunto dire il dottor Polykridis a Panagis, lui è laureato in biologia a pieni voti, cum laude e encomio, ha ottenuto il dottorato di ricerca internazionale in biologia strutturale presso il Centro di Risonanze Magnetiche, CERM, dell'Università degli Studi di Firenze, si è specializzato nell'utilizzo di tecniche di biofisica e biologia molecolare applicate alla caratterizzazione strutturale delle proteine e allo studio dei meccanismi di tossicità cellulare che inducono i processi aggregativi coinvolti nella patogenesi di malattie neurodegenerative come la sclerosi laterale amiotrofica, la SLA, e il morbo di Alzheimer. Lui è autore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali peer-reviewed e di analisi scientifiche di natura divulgativa per quotidiani nazionali ed esteri. Grazie, dottore. Ci può magari espandere un po' di più quello che ha cercato di introdurre adesso la dottor McCullough? Sì, innanzitutto grazie per l'invito.
Quello a cui si riferiva il dottor McCullough è uno studio che abbiamo pubblicato recentemente, ancora in fase di preprint, però si basa fondamentalmente su due studi precedenti che sono stati pubblicati in riviste che diciamo hanno sottoposto gli studi a revisione paritaria, che sono stati fondamentalmente la prima documentazione a livello della letteratura scientifica mondiale del meccanismo autoimmune che si installa e che si instaura all'interno della cellula dopo la somministrazione dei vaccini genetici, sia quelli a mRNA sia quelli adenovirus. Fondamentalmente la cosa che è nota a tutti diciamo gli immunologi, ma fondamentalmente a tutti i medici, perché è una cosa che viene studiata all'esame di immunologia generale all'università, è proprio il fatto del funzionamento del processo di presentazione dell'antigene, che tutte le cellule del nostro corpo, tutte le cellule nucleate del nostro corpo devono continuamente fare durante l'arco della propria diciamo vita, tra virgolette. Mm-hmm. Quindi ogni cellula deve esporre al sistema immunitario una prova, per dirlo in parole semplici, della loro attività di proteosintesi, proprio perché il sistema immunitario deve poter capire quando una cellula, per esempio, sta producendo proteine mutate e quindi può essere una cellula tumorale, oppure quando una cellula è stata infettata da un virus e quindi sta producendo proteine virali. Di conseguenza diventa una minaccia per l'organismo e quindi quella cellula va eliminata. Quindi la cosa che deve essere chiara è che qualsiasi cellula produca, sintetizzi una proteina che non è self, che non è quindi propria del nostro corpo, viene riconosciuta come un nemico, un target. Di conseguenza produrre dei vaccini, progettare, pensare proprio di creare dei vaccini che inducano le nostre cellule a sintetizzare una proteina virale, significa progettare dei vaccini che inducono il nostro sistema immunitario a riconoscere come nemiche le cellule che hanno internalizzato questo materiale genetico vaccinale e hanno iniziato a produrre delle proteine virali. Di conseguenza quello che prima era stato ipotizzato nelle nostre prime pubblicazioni sulla base teorica del processo di presentazione dell'antigene, poi è stato anche provato dagli studi istopatologici di cui parlava prima il dottor McCullough, che sono stati fatti proprio da autopsie di persone che sono morte, per esempio, di infarto del miocardio, che indicano che le cellule del miocardio hanno iniziato a esprimere la proteina spike e di conseguenza questo ha causato un'infiammazione, un'infiltrazione di linfociti T che hanno attaccato proprio quelle cellule, necrotizzando parte del tessuto del miocardio e quindi causando la morte del paziente. Incredibile. Insomma, davvero, sono davvero notizie che la pubblica opinione dovrebbe conoscere, anche se insomma, i giornali principali fanno di tutto per tenere sott'acqua delle verità che evidentemente mettono in imbarazzo i decisori. Voglio tornare un attimo al dottor McCall e poi la stessa domanda magari la faccio anche al dottor Policretis, per sapere se esiste anche un effetto, come di cosiddetta oncogenesi di questi vaccini, di questi sieri, perché alcuni hanno messo in relazione un possibile aumento di malattie tumorali insorte o improvvisamente aggravatesi dopo l'iniezione
di questi sieri. Vorrei capire se ci sono degli studi che dimostrano la sicurezza di questi sieri rispetto all'insorgere o all'aggravarsi di malattie tumorali e se è ipotizzabile una relazione fra l'inoculazione di questi prodotti e un aumento di malattie di questa natura. Yes, Dr. McCullough, Francesco would like to know if you have seen a relationship between increase in cancers and tumors after the delivery of these vaccines, after being the delivery of these vaccines. Are there any studies that show this that regard even or that tell us about the safety and in relations to cancers and the development of tumors, maybe new tumors, and even maybe the worsening of existing cancers? Is there any have you seen any relationship, or do you have any hypothesis regarding that? Dr. Teresa Long testified December 7th, 2022 in the US Senate and reported that cancers are rising in the military, in the US military was essentially uniformly vaccinated. This is alarming. There are two possible mechanisms by which the vaccines could cause cancer. One is that the S2 segment of the spike protein has been shown in a paper from University of Pittsburgh by modeling to interfere with tumor suppressor systems, our natural systems that suppress tumors, the P53 and the BRCA systems. Additionally, fragments of the genetic material could possibly influence cancer-promoting genes in the body. However, we do not have conclusive evidence that the vaccines cause cancer at this point in time, but I think these developments are worrisome. The vaccines are proven and agreed to by regulatory agencies, including the EMA, to cause heart damage, to cause damage in the brain and stroke and blood clotting, and cause blood clots in the circulation and immune abnormalities. These four areas are agreed upon. And if cancer is also now included as a fifth problem, the world's population is in serious trouble. I hope Yeah. cancer is not proven. Ok. Allora, Francesco, dottoressa Teresa Long ha testimoniato il 7 dicembre del 2022 davanti al Senato americano, che dicendo che c'è stato un incremento di cancro nel military, nell'esercito americano, perché lì sono stati vaccinati uniformemente. E questo è molto allarmante, perché ci sono due possibili meccanismi che questo può causare l'aumento di cancro. Uno attraverso il segmento S2 della proteina Spike, come dimostrato da uno studio dell'Università di Pittsburgh, che dimostrano come noi abbiamo dei soppressori di tumore e sembra che interferisca con questi soppressori naturali di tumore tipo il P53 e BRCA, i sistemi BRCA. E in più il secondo modo è che hanno trovato, ci potrebbero essere dei frammenti di materiale genetico che può appunto influenzare e promuovere la genesi di cancro nei nostri corpi. Noi non abbiamo però evidenza conclusiva, definitiva su questo, ma è molto preoccupante perché finora i vaccini sono stati provato, assodato, che anche dalla EMA, che causano danno al cuore, ictus, coaguli del sangue, al sistema circolatorio e anormalità del sistema immunitario. Ora, se si aggiunge anche questo
quinto fattore di danno da vaccino, cioè la promozione del cancro, e il mondo è, la popolazione mondiale è estremamente a rischio, e lui si augura davvero che non sia così, ma deve essere investigato. Come di sicuro non si può escludere da quello che abbiamo capito. Vuole ma dire qualcosa anche il dottor Polycredis su questo? Sì, dottore Polycredis, ci vuole dire anche lei qualcosa su questo? Diciamo che ancora dei dati che provano una correlazione immediata non ci sono, però come ha giustamente detto il dottor Marcallo, praticamente i meccanismi di regolazione dell'espressione genica sono tutti hanno una regolazione estremamente fine, e quindi introdurre un RNA un messaggero all'interno delle cellule senza sapere cosa questo può causare è un'azione estremamente diciamo sconsiderata. Questi vaccini avrebbero dovuto essere testati per anni prima di essere utilizzati, proprio per poter escludere anche il discorso della genotossicità e della cancerogenicità. Purtroppo questi, come diceva giustamente il dottor Marcallo, sono effetti più a lungo termine, che si possono, cioè non sono come un sudden death, un infarto del miocardio e una morte improvvisa, sono cose che si sviluppano magari a distanza di anni. Tuttavia la cosa che è sicura e stiamo cominciando a vedere è che esiste un incremento di mortalità generale da tutte le cause nei paesi che sono stati più vaccinati. E esiste tra l'altro una pubblicazione molto interessante fatta da dei ricercatori norvegesi che proprio va a vedere questa correlazione tra durante l'anno 2022 tra la percentuale di vaccinazione di 31 paesi europei e l'eccesso di mortalità per tutte le cause. Questo studio è ancora in preprint ed è stato fatto da Jarle Armstad e Olav Andreas Kvitanstein, se leggo bene appunto, ed è uno studio appunto che dimostra come esiste proprio la correlazione per tutte le cause di morte, quindi anche dei tumori, come stavamo dicendo prima. Incredibile. Ecco, vi faccio un'ultima domanda, una domanda per entrambi, che viene naturale alla luce delle cose che abbiamo sentito. Cioè, noi abbiamo assistito a 2 anni, 3 anni di pressioni folli per inoculare un siero inefficace, che non blocca i contagi, che ha reazioni avverse, che provoca reazioni avverse anche gravissime, che non evita la morte, l'ospedalizzazione, che non immunizza, che non ferma la catena dei contagi, che non riesce a garantire la cosiddetta immunità di gregge. Insomma, a questo punto bisognerebbe essere complottisti per pensare che non ci sia nulla sotto. Cioè, è una cosa così strana, così forzata, così vergognosa, così clamorosa, che deve avere delle ragioni diverse. Credo che nessuno possa immaginare davvero che tutto questo sia stato fatto soltanto sbagliando in buona fede. È una cosa poco probabile, né tantomeno si può pensare che tutto questo sia stato fatto solo per arricchire Pfizer e Moderna. Anche questa è un'ipotesi, come dire, minimalista. Qual è? C'è una ragione, diciamo, si può investigare una ragione completamente taciuta rispetto a questa follia? C'è qualcosa di strano, di davvero strano in questi prodotti? O è stato solo un grande esperimento sociale di massa? Mm-hmm. Ok, so one thing that is evident at all is that we have been going through 2 years of an extreme tyranny.
tyranny is the word to express what all our Western countries went through, and to force us to take these vaccines. You know, they fired people. And it's for our health. You know, they put people into poverty for our own health because they wanted to force these vaccines on us. And it has been proven that it doesn't stop transmission. They don't cause the herd immunity. They only hurt. There was an experiment, okay? There was no real scientific reason, because then it turned out that COVID could have been dealt differently with other therapies, like the ones you have been so wonderfully promoting. So he says, look... Ecco, Guglia, cominciamo dal dottor McCullough, che deve andare via tra poco, prego. Sì. I don't want to start, he says, we don't want to be conspiracy theorists here, but there must be some other reason for having wanted us to take these vaccines, because we can't even believe that they weren't prepared, they didn't know, they were in good faith, because it's just too simplistic even to say that it was just Moderna or Pfizer trying to make a good buck. Okay, and so shouldn't we investigate a more hidden reason behind the more hidden reason that brought our governments to coordinate and the World Health Organization to coordinate and push these vaccines on us, because it is so strange, and we think that we should come to the bottom of it. We can't just say, well, it happened, like many are trying to do. Oh, well, we didn't know. It's too easy. What do you think, even just like your own personal idea, what do you think, really, why did they want to put, was it only a social experiment, or was it something else? We can't hear you. The microphone, doctor. That's a probing question. This will be my last answer, as I have to leave the program for another commitment. Yes. But in my book, Courage to Face COVID-19, we describe a biopharmaceutical complex, or a syndicate, and that involves the World Economic Forum, the World Health Organization, Rockefeller Foundation, the Wellcome Trust, Gavi, CEPI, Unitaid, Gates Foundation, the governments of most Western countries, certainly the EU. They appear to be working in unison with the stated objective. And the World Economic Forum has published this, Klaus Schwab has published this, mm-hmm. to use COVID-19 to establish a new world order. That is a published aspiration of this biopharmaceutical complex. So I think both the virus, the vaccines, lockdowns, the social measures and mandates are all part of this aspiration to create a new world order. And for most of us, this is very disturbing. And we understand that each person must take action over their individual lives. The vaccines are causing great damage, injuries, disabilities, and deaths, and they won't be stopped. It's up to each person to say no more and then have the program effectively die and have this aspiration for a new world order fall. Okay. Those will be my last comments. I'm Dr. Peter McCullough. Thank you so much for having me on the program. Thank you so much for having been with us. Such an honor. Thank you Grazie so much. Grazie davvero. A presto. Thank you. Grazie ancora. Bene, Guglia. Ti traduco cosa ha detto. Prego, sì. Lui ha detto, questa è una domanda veramente che merita esplorazione e merita, ok? Quindi poi ha voluto dire che è dovuto andare a un altro meeting importante, quindi ci ha dato questa sua ultima risposta. Allora, lui ha scritto un libro che si chiama Courage to Face COVID-19, Coraggio di affrontare il COVID-19. E lui in questo libro
investiga come e dimostra come c'è un sindacato biofarmaceutico che è composto da tantissime organizzazioni come il World Economic Forum, l'OMS, la Rockefeller Foundation, il Wellcome Trust, il Bill Gates, Gavi e anche istituzioni governative come l'Unione Europea e tante altre. E loro lavorano all'unisono con l'obiettivo detto e stabilito che è anche stato pubblicato ed è pubblicato nei fogli della World Economic Forum da Klaus Schwab, che questo Covid-19, tutto quello che abbiamo visto in questi anni, è stato stabilito e orchestrato per introdurre il nuovo ordine mondiale, ed è scritto proprio che è la loro aspirazione, nero su bianco. E quindi il virus, i vaccini, il lockdown, queste misure sociali, economiche anche, sono tutte parte di questa aspirazione di creare questo nuovo ordine mondiale. Lo so che è una cosa che può disturbare le coscienze, ma noi sappiamo che ogni persona deve prendere azione sulle proprie vite, deve prendere controllo sulle proprie vite, prendere coscienza di questo piano, di queste loro aspirazioni e capire che questi vaccini sono molto rischiosi e possono danneggiare e causare morti. Ok, quindi loro non si fermeranno, Francesco, non si fermeranno perché gli verrà un colpo di bontà. Ok? E dipende da ognuno di noi a dire no, basta, noi a questa farsa non ci stiamo più, noi pensiamo alla nostra salute e solo così il loro piano morirà, solo con l'azione di ogni singolo individuo nostro, e poi ci ha salutato. Ecco, voglio chiedere in conclusione di questa intervista al dottor Panagis cosa pensa di questa ipotesi. Ecco, lui è un biologo. Cosa c'è davvero in questi prodotti? Cioè, si sa precisamente cosa c'è o ci sono elementi che rimangono nascosti o dubbi? Ecco, mi pare che forse è caduta la linea oppure è dovuto andare via. No. Ecco, mi sente, sì. Ha sentito la domanda, dottore? Sì. Prego. Allora, io vorrei rispondere a... restando diciamo nel mio settore di attinenza, che è diciamo la scienza. Non voglio sconfinare in discorsi che potrebbero avere a che fare appunto con la politica o con diciamo il controllo di massa, proprio perché non è il mio ambito di ricerca. Lascio diciamo questo dovere ai giuristi, ai legali, alle forze dell'ordine, a chi insomma dovrebbe occuparsi di queste cose. Quello che è il dovere degli scienziati è analizzare l'efficacia e la sicurezza dei vaccini. Questo è chiaro. Io volevo sapere se secondo lei, diciamo, dentro questi prodotti c'è dal punto di vista proprio biologico, del lavoro del biologo, qualcosa che non, insomma, che non è stato raccontato o se qualcosa che va approfondito, oppure se invece le componenti sono quelle, c'è poco da fare speculazioni sopra. Allora, secondo me non esistono delle componenti aggiuntive oltre a quello che viene dichiarato, che diciamo può apportare e può costituire un ulteriore rischio. Secondo me il rischio sta proprio in quello che è dichiaratamente dentro i vaccini. Come stavamo dicendo prima, il discorso di inserire del materiale genetico virale all'interno di una cellula umana instaura da subito un processo di autoimmunità appena praticamente la cellula inizia a sintetizzare questa proteina virale. Di conseguenza, quello che secondo me andrebbe investigato a fondo
è proprio la biodistribuzione, appunto, la farmacocinetica di questi prodotti una volta che viene fatta l'iniezione. Perché in teoria una volta che l'iniezione viene fatta nel muscolo deltoide, questo materiale genetico dovrebbe accumularsi nei miociti del muscolo deltoide, al massimo arrivare alle ghiandole ascellari, che sono diciamo le ghiandole che drenano la zona del deltoide. Tuttavia è stato visto ormai che l'mRNA vaccinale riesce a raggiungere il circolo sanguigno e a rimanerci per diverse settimane, e in questo tempo riesce a raggiungere anche altri distretti del corpo umano, dove quando le cellule cominciano a sintetizzare la proteina spike, attirano l'attacco del sistema immunitario, avendo dei processi autoimmuni che possono portare dei danni che sono proporzionali all'importanza dell'organo in questione. Perché un conto è perdere alcuni miociti del muscolo deltoide, e capite bene che è tutta un'altra cosa perdere dei cardiomiociti del cuore, oppure dei neuroni del cervello. Quindi non sono stati fatti studi di biodistribuzione, e abbiamo inoculato miliardi di dosi a miliardi di persone, anche come stavamo dicendo prima, a persone che non corrono nessun rischio dal Covid, come per esempio i bambini e i giovani, non sapendo dove questi prodotti si vanno ad accumulare all'interno dell'organismo e dei danni che possono fare. Vi faccio un esempio. Ci sono uno studio di Pfizer che era stato fatto inizialmente ed era stato consegnato alle agenzie regolatorie del farmaco di molti paesi, l'unico dei quali le ha rese pubbliche è stato il Giappone, indica che nei topi, per esempio, l'mRNA vaccinale si accumula in altri organi, oltre al punto di iniezione, si accumula nelle ghiandole surrenali, nel fegato, nei reni e persino, per esempio, nelle ovaie o nei testicoli per quanto riguarda gli individui maschi. Quindi pensate, per esempio, a una bambina che nasce con un corredo di ovociti già prestabilito dalla nascita, a cui viene dato, per esempio, viene dato questo vaccino che potenzialmente potrebbe accumularsi nelle ovaie, causando una reazione infiammatoria nella zona degli ovociti. Questo potrebbe portare, per esempio, alla perdita di ovociti, che potenzialmente potrebbe essere anche, diciamo, potrebbe indurre proprio la sterilità. Quindi per me è stato drammatico e sciagurato in una maniera indescrivibile, purtroppo, il fatto di aver saltato tutte le fasi di sperimentazione che vengono imposte dalla farmacologia per tutte le medicine, specialmente per le terapie geniche, perché qui stiamo parlando di una terapia genica, di un vaccino tradizionale. Perfetto, è stato chiarissimo. Ecco, quindi ci dice c'è da preoccuparsi già di quello che sappiamo che c'è, non c'è bisogno di inseguire quello che non viene dichiarato. Grazie anche al dottor Policretis per essere stato con noi. Grazie per essere venuto, dottor Policretis, è stato veramente illuminante, chiaro, preciso, specialmente a favore della tutela dei bambini, cui io personalmente tengo molto, grazie. Grazie a voi per l'invito. Spero tornerà anche quando avrà sviluppato, trovato più informazioni in merito alle sue ricerche, e lei è sempre il benvenuto, basta che ci scriva, ok? Grazie mille. Continuate a fare il vostro lavoro libero dai grandi interessi. Vi sono molto grato per questo, perché sono veramente pochi
poche le voci libere e imparziali in questo momento in Italia, ma anche a livello mondiale. Ecco, grazie davvero per questa prova di stima che naturalmente ricambiamo. Grazie anche a te, Guia, sei sempre una fonte inesauribile di risorse. Grazie Francesco, buona giornata a tutti. A presto. Arrivederci, arrivederci. A presto, Bene, grazie. cari amici di Visione TV, grazie per averci seguito anche oggi. Vi ricordiamo che Visione TV è libera perché la nostra libertà dipende dal vostro sostegno. Potete aiutarci donando i numeri che la regia ha appena mandato in sovraimpressione, abbonarvi sul nostro sito www.visionetv.it. Grazie ancora a tutti voi e una buona giornata.